Le nuove tecnologie stanno facendo passi da gigante, è proprio il caso di dirlo. Ne è un chiaro esempio il robot EXO, l'esoscheletro riabilitativo di cui si è dotato il San Raffaele di Sulmona, prima struttura in Abruzzo ad adottare l'eccellenza della tecnologia a supporto dei percorsi riabilitativi tradizionali, che ha permesso ad Alessandro Vantaggiato di tornare a deambulare. EXO è un dispositivo in acciaio e carbonio che si attiva per mezzo di quattro motori elettromeccanici alimentati da due batterie. Dei sensori invece captano o riconoscono l'assetto posturale del paziente, fornendo informazioni che un computer elabora e traduce in tempo reale per assistere il paziente nella stazione retta, nel bilanciamento e nella deambulazione passiva, attiva o attiva assistita. Da quanto tempo è su una sedia a rotelle e perché? Dal 24 gennaio. Tutto un tratto io ho avuto una ciste e mi ha compresso il midollo spinale. E dalla mattina alle 8 alle 12 non sentivo più la sensibilità delle gambe, quindi sono caduto a terra e non camminavo più. Guardare le persone in faccia è una cosa splendida. Poi da 5 mesi che non camminavo e non stavo in piedi, quindi una cosa molto emozionante. Alla presentazione ufficiale hanno partecipato il presidente della regione Marco Marsiglio, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e il vescovo di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco. Il professor Giorgio Felzani, primario della struttura riabilitativa abruzzese, ha spiegato che i robot inossidabili sono strumenti altamente innovativi in campo riabilitativo e sono finalizzati a favorire la riorganizzazione del controllo motorio dopo lesioni cerebrali o midollari, favorendo una intensità di esercizio che coniuga la capacità di pianificare il movimento con l'allenamento cardiovascolare. Sulla funzionalità intestinale e vescicale che rappresenta in questi soggetti uno dei problemi fondamentali delle loro autonomie, ma non solo, anche sulla cute, riducendo le potenzialità di sviluppo di lesioni da pressione, quindi lesioni da decubito che sono sempre dietro l'angolo e hanno una difficilissima risoluzione una volta che si sono create.